Il nuovo capolinea degli autobus della stazione Tiburtina è tornato alla sua originaria posizione all'interno del piazzale della stazione. L'intervento, partito a inizio settembre e durato 2 mesi, ha riguardato l'adeguamento funzionale dell'area mediante il ripristino delle 10 pedane esistenti da dedicare alla sosta degli autobus e il miglioramento dell'accessibilità. L'assessore alla mobilità di Roma Capitale, Antonella Urigemma. È una riapertura, questo era un capolinea esistente che è stato spostato momentaneamente per i lavori che hanno interessato la stazione Tiburtina. Una stazione che è diventato un nodo nevralgico dell'alta velocità, quindi tutto ciò che potrà essere messo in moto, non solo la metropolitana, ma anche il trasporto su gomma per collegare i tanti utenti che si recheranno qui per collegarsi con le altre città d'Italia. Nell'ambito dei lavori sono stati realizzati scivoli per disabili e installati percorsi tattili per ipovedenti. Il ripristino dell'area ha inoltre richiesto la ripavimentazione del piazzale, di tutte le banchine di fermata e il rifacimento della segnaletica stradale verticale e orizzontale. L'assessore capitolino ai lavori pubblici, Fabrizio Ghera. È fondamentale coniugare il progresso della nostra città e le infrastrutture, comunque anche con la possibilità di preservare i beni archeologici. E va detto che a Roma si paga di fatto una sovrattassa su ogni cantiere che si apre, purtroppo ci sono dei costi che sono destinati a lievitare, appunto per spese di sole sovrintendenza. Bisogna trovare un accordo serio per far sì che gli scavi siano limitati solamente alle essenze e ai ritrovamenti archeologici che vengono scavati, per far sì anche appunto che ci sia un risparmio per quanto riguarda gli interventi pubblici, anche perché questi fondi poi sono di fatto sottratti agli interventi dei lavori. Oltre ai vari capolinea, il progetto ha previsto la realizzazione di una doppia pedana di fermata sul marciapiede di fronte agli ingressi laterali del corpo stazione per tutte le linee di transito, nonché l'installazione di 6 pensiline. L'amministratore delegato di ATAC, Roberto Diacetti. Siamo sicuramente molto contenti, anche perché questo è uno snodo della città fondamentale. Attraverso questo snodo passano tanti passeggeri e anche ATAC ha dato il proprio contributo attraverso l'organizzazione di questo capolinea e l'organizzazione di una rete adeguata per collegare questa stazione con la restante parte della città.